celebrata a livello mondiale ogni 27 settembre, la World Tourism Day, data scelta in coincidenza con l'anniversario dell'adozione dello Statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo il 27 settembre 1970, anche quest'anno promossa in Italia da VAS Ecoturismo, Federazione Nazionale Act Italia ed Università Popolare Interculturale UNEDA, è stata presentata durante lo svolgimento dell'ultima edizione del Salone del Camper 2012 a Fiere di Parma. Pregiamo di figurare tra le in Italia, di essere gli unici a celebrare questo grande evento. E già negli anni scorsi moltissimi paesi sono venuti a portarci il loro saluto e abbiamo chiaramente i patrocini, tra cui quello più importante è quello del ministro Gnudi. Tema centrale dell'iniziativa promossa dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e giunta quest'anno alla 33esima edizione è stato Turismo e Sostenibilità Energetica, propulsore di turismo sostenibile. L'obiettivo è quello di parlare di turismo in modo diverso, quindi parlare di turismo, parlare di ambiente, parlare di diversità culturale, parlare dell'importanza di un turismo diverso, quindi del rapporto, di rafforzare i rapporti tra le persone. Il turismo è una grande industria che però va diciamo affrontata nei termini giusti. Occorre che i territori abbiano a cuore la sostenibilità dello sviluppo del turismo. Vuol dire a cuore l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, riqualificare i nostri paesi e i nostri centri storici. In questa maniera noi facciamo due cose, naturalmente seguiamo i crismi dell'ecologia e quindi di un buon ambiente, quindi del benessere dei nostri cittadini, ma rendiamo anche più appetibili e più attrattivi i nostri territori. La manifestazione celebrata in Italia a Contursi Terme in provincia di Salerno ha ottenuto il patrocinio tra gli altri dal Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Regione Emilia-Romagna, Dutei, la rappresentanza di 38 enti del turismo estero in Italia, dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, dell'Ente del Turismo Danese e Germanico, Ufficio del Turismo Sloveno ed Ente Nazionale per il Turismo della Romania. Siamo stati molto lieti di poter essere qua per presentare sia la nostra nazione, ma anche per dare il sostegno agli organizzatori della giornata internazionale dedicata al turismo. Vogliamo presentare anche appunto la Romania attraverso il camper, perché ormai sta prendendo molto piede questo tipo di turismo. Forse ancora non ci possiamo paragonare alle destinazioni con una certa notorietà, soprattutto quelle dell'Ovest europeo, però essendo comunque dal 2007 nell'Unione Europea abbiamo aperto molto la strada verso questo tipo di turismo. Scopo primario della Giornata Mondiale del Turismo, il dialogo tra i maggiori rappresentanti del turismo mondiale, cercando di affrontare le sfide globali delineate negli obiettivi di sviluppo del millennio nelle Nazioni Unite e per evidenziare il contributo che il settore turistico può dare per raggiungere questi obiettivi.